che è questo nuovo video, io sono Xredar e oggi andremo a vedere come si crea un modello animato. Io ho un problema con MC Creator, come sapranno alcuni di voi, e non so perché oggi non ha deciso di mostrarsi, quindi facciamo il video finché possiamo. Allora, innanzitutto piccola premessa, con questo metodo che andremo a mostrarvi in questo video non potete andare a creare modelli animati per entità, né modelli animati come quelli delle chest o di altri blocchi che si animano dopo un'interazione. Voi potete creare modelli animati che sono costantemente animati. Ad esempio l'Ender Crystal, anche se quello lì è un'entità, potete fare un qualcosa del genere. Allora, per iniziare innanzitutto dobbiamo fare un modello, quindi andiamo su Blockbench, poi da qua andiamo su Blocco Item Java, inseriamo il nome del nostro modello e scegliamo la grandezza della texture. Per ora lasciamo così, facciamo conferma e abbiamo il nostro modello, quindi dobbiamo andare a crearlo. Bene, creato il nostro modello. E come l'ho creato? Perché, cioè, io voglio fare un cubo piccolino che rotola attorno allo spazio di un cubo normale. E quindi perché ho fatto così il modello? Perché in pratica attraverso una texture animata noi andremo a mostrare ogni singolo cubo che vedete qua uno alla volta. In questo modo ovviamente un po' meglio. Quindi in pratica voi per ogni singola posizione dei vostri cubi all'interno dell'animazione dovrete andare a mettere un altro cubo. Questo ovviamente non si applica se avete dei cubi che stanno fermi. Per dire, io adesso creo qua un altro cubo e questo cubo non cambierà durante l'animazione. Ciò significa che avrà bisogno di essere identico in tutte quante le frame, quindi lo lascio così, non so creare altri cubi di altro tipo. Adesso andiamo a creare la nostra texture, vediamo come si crea. Innanzitutto creiamo qua una texture per comodità e come risoluzione andiamo a mettere il numero di frame, cioè di posizioni dei nostri cubi. In questo caso noi abbiamo 16 differenti posizioni, quindi dobbiamo avere 16 diverse frame. Ciò significa che qua per il valore dell'altezza della nostra texture dobbiamo fare 16 per 16, cioè 256. Se avessimo una texture di 8x8 dovremmo fare 8 per 16. Se invece avessimo soltanto 4 frame dovremmo fare 8 per 4 o 16x4 se la texture è per 16. Facciamo conferma e come vedete, se avete fatto tutto quanto correttamente, qua sulla texture comparirà il simbolo del video e qua in basso avrete una timeline. E premendo questo triangolino qua vi farà partire la timeline. Adesso non c'è alcuna texture, non è ancora animata, quindi non succederà niente. Andiamo a creare la texture e vediamo come si crea. Facciamo salva, salvatela da qualche parte. E poi la vostra texture andate ad aprire su un programma come Photoshop, Paint.net, GIMP 2 o qualsiasi altra cosa avete voi. Non utilizzate assolutamente Paint normale, io vi consiglio di utilizzare uno di questi tre che vi ho appena detto. Facciamo apri con e scegliete il programma che utilizzate e questo qua è il nostro texture. Potete tranquillamente eliminare questo layer bianco che avete perché non vi servirà. Adesso andiamo molto vicino e se vi ricordate la texture originale sarebbe 16x16, quindi andiamo a, innanzitutto con un pennello minore, a trovare un quadrato di 16x16, quindi 1, 2, 3, 15, 16, e questo è il mio quadrato 16x16. Ciò significa che questo qua è un singolo frame della mia animazione. Andiamo a creare un altro livello e adesso grazie a il modello della singola frame che ci permette di riconoscere dove sono i limiti della frame andremo a creare la nostra texture. Quindi abbiamo un cubo centrale che sta fermo con una dimensione di 4x4x4, ovvero sia ha soltanto 16 pixel per lato. Quindi noi per esempio vogliamo fare qua nell'angolino in basso e questo qua sarà il nostro cubo. Facciamo che ha due facce diverse, allora dobbiamo andare a scegliere la posizione di un'altra faccia, la facciamo qua di fianco e teniamo ancora una volta 4x4. Quindi adesso andiamo a colorarlo un attimo meglio, adesso io lo coloro soltanto per farvi ben capire nel tutorial.
Ok, e andiamo a cercare 16 facce differenti per il nostro altro cubo. Quindi questa è una faccia, poi qua ce n'è un'altra e siamo a 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e non abbiamo più lo spazio. Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a rendere questa texture più grande. In Photoshop basta che utilizzate questo strumento, per gli altri editor di immagine non lo so, ma se non trovate uno strumento adatto, semplicemente create una nuova texture e mettete le dimensioni necessarie. Quindi qua adesso andiamo a duplicarlo su entrambi i lati. Innanzitutto riduciamola e qua anziché 16 di lato mettiamo 32 e di altezza invece anziché essere 256 come adesso andremo a mettere il doppio, cioè 512. E così in pratica avremo duplicato le dimensioni della nostra texture. Andiamo a prendere il nostro frame originale, andiamo a ingrandirlo perché adesso i frame saranno di 32x32. Quindi adesso andiamo a prendere il nostro cubo centrale che non viene animato e lo spostiamo di nuovo nell'angolino dove l'avevamo messo. Poi io tra l'altro ho sbagliato perché i cubi che ho messo dell'animazione non sono 16, sono 24. Quindi io devo moltiplicare l'altezza per 24 differenti frame anziché per 16 e quindi la mia texture è ben più grossa. Piccola avvertenza per quanto riguarda la texture: per i limiti di MC Creator siete obbligati a fare una texture con dei frame almeno di 4x4, se non 8x8 o altri multipli, via dicendo. Quindi dicevamo qua, eliminiamo tutto quanto questo e andiamo a ricontare da capo. Qua abbiamo il nostro cubo originale, quindi 1 e 24. E questo qua è tutto lo spazio che impiegherà la nostra animazione. Quindi tutto questo spazio qua è in più. Visto che abbiamo così tanto spazio in più, possiamo anche fare una cosa: possiamo avere una texture differente per le varie facce. Quindi prendiamo questa qua e incolliamola. E questa qua è lo spazio che impiegherà l'altra striscia di animazione. E quindi noi qua volendo abbiamo ancora altro spazio per ulteriori animazioni o ulteriori texture che non andremo però a utilizzare perché non ci serve. Bene, io adesso sono andato a creare questa griglia perché così posso distinguere più facilmente le singole facce del nostro cubo. Quindi adesso noi in pratica dovremo andare a disegnare la nostra faccia che si muove lungo tutte quante le 24 frame di altezza. Quindi io direi quello che ci conviene fare è innanzitutto prendere tutti quanti questi qua, metterli in una cartella e poi andarli a copiare. Quindi copiamoli. E devono essere qua, così. Questo perché le due facce qua, blu e rosse, vanno ripetute esattamente uguali, visto che il cubo su cui le mettiamo non varia, per tutte quante le frame. E poi così facendo ho anche la griglia per capire dove mettere le facce dell'altro cubo che rotola. Ok. Ecco fatto, se avete fatto tutto correttamente, in teoria l'ultima frame dovrebbe essere perfetta sul bordo dell'immagine. Quindi saliamo in cima e andiamo a creare innanzitutto un nuovo livello e tutte quante le nostre singole facce. Per dire, io voglio che la faccia superiore abbia un bordo rosso con un interno blu, mentre quella laterale, che sarà quella qua gialla, la faccio con i colori invertiti di questo. Quindi bordo blu e interno rosso. E la nostra prima frame è finita. Quindi adesso andiamo sulla seconda e la seconda frame avrà le due facce, quella frontale e quella superiore, qua nel secondo spazio. Quindi andiamo a disegnarla e questa è quella superiore, adesso quella frontale ed eccola qua anche questa. Andiamo sulla frame successiva e ci spostiamo ancora di lato a disegnare le due facce e così via dicendo per tutti quanti i 24 differenti frame. Bene. Ora che siamo arrivati alla fine della riga con entrambe le facce, semplicemente ci spostiamo di una riga sotto dall'altro lato. In realtà la posizione delle singole facce non è indispensabile, più che altro serve a voi per capire come ordinare tutta quanta l'animazione. Io vi consiglio di utilizzare una griglia con righe e colonne come quella che sto facendo io, più che altro per comodità, ed è fondamentale che sia in una posizione diversa per ogni singola frame del blocco animato. Quindi anche se le frame sono identiche, se volete che una faccia di un blocco si sposti, dovete metterla in due frame in due posizioni diverse. Io qua, per esempio, mentre parlavo mi sono distratto, ho sbagliato e non devo metterle qua, ma nella riga sotto.
Ecco fatto. Adesso abbiamo la nostra animazione. In teoria la texture è finita, dobbiamo soltanto togliere tutte quante le varie griglie. Ed è un processo lungo e tedioso questo qua, lo so perfettamente, ma è l'unico modo. Ovviamente io ho delle texture per le singole facce molto semplici. Se voi avete delle texture più complesse, più difficili, non state a ridisegnarle ogni volta perché è semplicemente da matti. Copiatele e incollatele dove vi serve. Io in questo caso ci mettevo di meno a ridisegnarle e quindi sono stato a ridisegnarle. Adesso andiamo a eliminare le varie griglie e ricordatevi di eliminare anche la griglia della frame, perché non vi servirà più a meno che non andate a modificare la texture, mentre vi danneggerà l'animazione. Questa che abbiamo appena creato si chiama striscia di animazione ed è come vengono animate le texture in Minecraft. In realtà non è completa, mancherebbe ancora un file che dice a Minecraft alcune informazioni su questa striscia di animazione, ma non è importante, noi non andremo a crearlo semplicemente perché ci penserà MC Creator per noi. Quindi adesso salviamo ed esportiamola. Se la salvate nello stesso punto e con lo stesso nome della texture che avete esportato da Blockbench, vi basterà poi fare il refresh lì e non chiudete assolutamente il programma di editor d'immagine, non tanto perché andremo a modificarla di nuovo, nel tutorial non lo faremo, almeno spero. Più che altro perché per esperienza vi dico che sbagliare qualche cosa in una striscia di animazione è facilissimo. E se sbagliate qualche cosa, spesso e volentieri comporta che sbagliate tutto quello che viene dopo, tutte le frame successive. Quindi è sempre meglio stare a modificare piuttosto che ricreare da capo un'altra volta.